Zombie, mi fai fare l'intro? Zombie, levati. Fammi fare l'intro, dai. Levati. Grazie. Guarda, siamo nostro video. Siamo qua su Minecraft nella vaniglia. Perché dobbiamo fare un po' di roba. Allora, muori bruciato da un verme. Per favore, grazie. Allora, come vedete, qua è successo un po' di roba. Ho messo questi due. Non voglio dare loot. Voi non avete letto nulla. Ho messo queste due cosettine qua, che sono degli oggettini. Sono uno è salmo, salmon, salmo, e l'altro è sfera e basta, è uno slime. E ho intenzione di fare questa cosa con quasi tutti gli trapper e i trapper, che non, però non so molto tutti quanti, quindi è un casino. Allora, ragazzi, in questo episodio avrei voluto chiudere questa zona, però prima, dopo avervi fatto vedere questa cosa che è successa. Allora, mi sono accorto che ieri ho fatto una live su Twitch. Non si vedeva nulla, nonostante a me OBS mi facesse vedere, ma va bene lo stesso. Allora, qui dalla montagna sono sbucato fuori. Ed è successo un casino, mi sono trovato fuori. E allora ho deciso di uccidere le mosche, perché mi serve anche la pelle. Quindi morite. Tanto ne esponeranno in quantità industriale, quindi chi se ne frega. Allora. E quindi ho dovuto fare questa cosa, però poi sono rispuntato nell'entroterra, per fortuna. Qua non guardate. Qua c'è la farm di grano, la farm di grano. E va bene, allora, c'è la farm di cactus qui, è un po' tutto come prima alla fine. Ci sono queste più fornaci in più, perché dovevo smeltare il glass e quindi ho dovuto mettere più fornaci e ho messo sti due. E qua c'è ancora la fornace che sta smeltando kelp, e il kelp è ancora qua perché è ancora pieno, qua si sta riempiendo. È un casino, cioè è pieno di kelp, raga. Veramente, è pieno di kelp. Sono pieno, cioè le tasche che mi escono fuori dal kelp. Allora, prima di tutto vi voglio chiedere, se avete dei trapper o dei rapper, fate come voi, volete. Ditemeli che li aggiungiamo nella bacheca. Che adesso staranno qua, però poi li sposterò in una stanzettina che farò apposito per loro. E allora, adesso vorrei provare un'altra cosa qui, che mi provo subito. Ah, non posso. Vabbè. Allora, ragazzi, in questo episodio, se trovo il la dov'è? Eccoti, stone. Vieni qua. Stonermi. Allora, faremo questa cosetta. Voglio chiudere qua fuori e lasciare solo un'entrata per il sottoscritto, per farci entrare, perché altrimenti non c'è nulla. Allora, come la facciamo? Una parola. Direi innanzitutto di spaccare sta roba, perché è in sabbia, quindi non va bene. Pure la terra là non è che ci stia tanto, però va bene. Perché ragazzi, io ho trovato sta zona così e ho scavato tutto. Allora, io direi di chiudere come se fosse normale. Quindi direi, facciamoci innanzitutto un po' di scalini in coso qua. Facciamoci anche qualche slabettino e siamo a posto. Allora, mettiamoli qua, uscite anche voi salmoni, e mettiamoli così. Allora, come chiudiamo? Una parola. Comunque ragazzi, se poi vi chiedete come farò rientrare, semplicemente ragazzi rientrerò da qui, perché comunque lascerò uno spaziettino per farmi entrare, altrimenti non ha senso. Allora, vediamo innanzitutto di chiudere sta roba, perché non voglio che si veda qualcosa troppo. Quindi direi, facciamo un'entrata abbastanza chiusa, la voglio come entrata. Quindi facciamo così. Deve essere comunque un po' smuttata per farla un po' più bella, quindi per farla sembrare sempre un po' realistica, comunque come roba, anche un po' rustica. C'eravamo, ho sbagliato, tu non dovevi essere qua. Benvenuto nel club degli errori.
Per fortuna che almeno gli scalini non ritornano cobblestone, tipo scalini di cobblestone. Scalini di cobblestone, dicevo. Ma dai, ma piazzati bene, caspita. Fastidio. Devi prendere bene tu. Va bene, tutto schifo. Anche se qua effettivamente qualcosa ci deve essere. Va bene. Praticamente non è cambiato più o meno nulla tranne il fatto che sia un pochino più lineare il coso. Ma vabbè. Allora, pizziamo un po' di roba. Io non sono molto bravo a terraformare, come vi sarete accorti anche. Mettiamo un po' così. Questo coso però non va bene qua, eh. Leva. Saliamo. Ok. Non voglio chiuderla proprio del tutto, quindi comunque qualcosina, cioè rimarrà una cosa tipo come adesso, magari un pochino più piccola sarebbe, non sarebbe una brutta idea, eh. Tipo farla come adesso, però un pochino più piccolina perché altrimenti non ci guardo. Cioè è troppo grossa, capito? Però ho finito i costi. Vabbè, siamo le slab, dai, ci siamo. Ok. Basta mettervi giuste! Cioè, ma basta mettervi dritte come dovreste essere in altre occasioni. Ok. Un po' piccoli. Cioè, mi sembrano un po' troppo piccoli, quindi non mi piace. Lo volevo piccolo, sì, però non tantissimo. Cioè, così è troppo piccolo. Tu innanzitutto spostati perché voglio così. Forse sapete che lo preferivo prima. Era più grosso, ci stava di più, però voglio un po' più dettagli, diciamo così. Aia! Ok. Allora. Mi sa che nel frattempo magari. Ci metto un po' di cobblestone. Ne metto un pochino. Perché ne ho bisogno. Il kelp che mi avevano, che non c'avevo prima, lo mettiamo qua. Nel frattempo che vediamo come fare. Sì, mettiamo così. Devo fare la stessa cosa anche di qua, quindi. Non so come fare, se non si fosse capito, anche se dubito. Perché avevo cacciato? Ah, effettivamente. No, non mi piace. Magari ci potrebbero stare un po' di fessurine. Tipo così. Vediamo. Solo che non mi convince sta partina qui. Proviamo a fare così. Oh mio Dio! E tu sei venuta storta, mannaggia te. Ok. Sembra una campana. No, veramente sembra il simbolo dei messaggi delle notifiche di YouTube. È uguale identico. E non lo so, raga, non so come fare. Perché comunque questo pezzo qua mi piace. Che c'è un po' di buchi per farla strana. Sembra così forse viene un po' bellina, eh. Raga, non lo so, cioè per me cioè, è invariata essenzialmente. Probabilmente me la riporto a come era all'inizio. Mi sa che mi conviene.
Magari si potrebbe fare un po' di roba su sto giochino che mettiamo le scalinate un po' messe al caso. Magari non così, perché se no sono tutte uguali. Così. Giochiamo tipo su sta cosettina di mettere le scale tutte così. Che ci sta un pochino come cosa ci sta. Boh, per me, a me piace, francamente, a me piace un po'. Però, sapete una cosa, mi sa che è storto. No, è giusto. È giusto, perché questo qua è il centro, quindi è giusto. Non è storto. Ah, per fortuna non è storto, perché altrimenti mi sarei ucciso. E boh. Cioè, se c'ho salmo cotto, raga, per me va bene così. Magari un attimino un po' di sistema si può sistemare qua, perché è un po' orribile. Ecco, io forse ho capito cosa mi sta in faccia sulla simmetria. Ah, non è più slab. Caspita, voi siete cotti? Sì. E prendiamo un po' di slabettini. Ok. Perché effettivamente, essendo una montagna, no, non può essere centrata. Mi piace. Ditemi voi se vi piace. È un'entrata bella. Sicuramente meglio di quella di prima, che era un po' vuota. E non voglio mettere porte, però effettivamente non mi piacerebbe incontrare uno zombie dentro casa, dentro l'entrata della mia caverna che mi fa hello. E tipo un creeper, hello. Pff, e mi esplode in faccia. Tanto il danno non me lo fa, perché ho disattivato il danno che fanno i tipi. E vi voglio dire, guardate un pochino, giusto un po' quanta roba c'è. Cioè, guardate, qua è tutto pieno. Qua è tutto pieno. Il crepe, raga, cresce in quantità industriale. Non so come sistemarlo, il crepe. Veramente. Quella fornace mi sa che l'ha lasciata solamente per smeltare kelp. Guardate qua. Guardate qua. Che casino. Prendiamo un attimo tutto quanto. Te mettiti qua, perché mi triggeri, se no. Creiamo tutti i cosi che possiamo fare a questo punto. Ok. Mettiamo questi qua. Abbiamo altri 35 di kelp. Perfetto. Comunque, ragazzi, davvero, io vi consiglio di usare il kelp per vari motivi. Primo, smelta 20 blocchi al secondo. Cioè, un so... No, no, al secondo, scusa, ho sbagliato. Ogni blocco di kelp, un blocco singolo di kelp, smelta ben 20 blocchi di qualsiasi cosa alla volta. Quindi, se tipo avete 64 blocchi di kelp e li mettete in una fornace, potete smeltare il ventuplo di quei blocchi. Perché se non sbaglio, 64 per 20, fate quella là e posso non smeltarli. Certo, ci mettete 5 anni a farlo, però va bene. Allora, quindi, da VSMC è tutto, vi ricordo di lasciare un like, un commento, iscrivetevi, seguitemi su Instagram e sul sito Viola, link in descrizione. E non ho ancora pubblicato il video di foto, sono pirla. Mi sa che lo pubblicherò nel frattempo che io vado fuori. Vabbè, da VSMC è tutto, bye bye!